Buongiorno, sono Paolo Gambino e sono professore di fisica teorica all'Università di Torino. Oggi, per il quarto video della serie Lungo le frontiere della fisica, vi parlerò di transizione energetica. Iniziamo a condividere le slide. Ecco. Allora, questo è un argomento di grande attualità. Anche il nuovo governo ha previsto un ministero per la transizione ecologica e la transizione energetica è naturalmente parte fondamentale della transizione ecologica. Allora, la domanda a cui vorrei rispondere in questa breve presentazione e a che punto siamo della transizione energetica e anche cercare di capire quali sono gli aspetti fondamentali di questa questione. Quando parliamo di energia oggi parliamo di molte cose diverse, parliamo di tecnologia, parliamo di fisica naturalmente, parliamo di economia e parliamo di politica. Attorno a questo tema si incrociano moltissime istanze, aspettative anche riguardanti i cambiamenti climatici, l'inquinamento. Quindi è un tema dalle molteplici sfaccettature che sta attraversando un periodo di evoluzione molto, molto rapida. Molto spesso i mezzi di informazione non riescono a stare dietro a questa rapida evoluzione e lanciano messaggi contraddittori. Tutto quello che noi facciamo nella nostra vita quotidiana richiede l'uso di energia. Ci muoviamo con l'automobile o con il treno o con l'aereo e questi naturalmente usano energia. Ci scaldiamo, utilizziamo beni di consumo dai vestiti ai gadget elettronici, ognuno dei quali per essere prodotto richiede energia. Ebbene, da questo grafico vedete come l'energia che rappresenta l'andamento dal 1970 circa a oggi della richiesta, domanda globale di energia, vedete come questa sia cresciuta. Più che raddoppiata in questi 50 anni e sia dominata dalla presenza di combustibili fossili, cioè la stragrande parte dell'energia che noi utilizziamo viene da combustibili fossili, carbone, petrolio, gas naturale. In media ogni componente dell'umanità utilizza 60 kWh ogni giorno. Questo in media, naturalmente ci sono grandi differenze fra paesi diversi, individui diversi, ma 60 kWh sono una quantità molto ingente di energia e noi molto spesso non ci rendiamo conto di quanta energia utilizziamo, se non quando andiamo al distributore di benzina, ecco. Questa figura, naturalmente c'è una quota di energia che anche viene da energia nucleare o da biomasse o dall'idroelettrico, ma la gran parte, come abbiamo detto, viene da combustibili fossili, i quali sono destinati a esaurirsi prima o poi. Esattamente quando è difficile dirlo, però possiamo parlare di decine di anni per il petrolio e centinaia di anni per il carbone e probabilmente per il gas naturale. Il problema quindi si pone per l'umanità in ogni caso di che cosa fare senza i combustibili fossili. La questione naturalmente è diventata molto più urgente dal momento che le emissioni di anidride carbonica che vengono dalla combustione di questi combustibili fossili
contribuisce, ormai è abbastanza chiaro, in maniera fondamentale ai cambiamenti climatici. Le emissioni di gas climalteranti sono per circa i tre quarti, come vedete da questo grafico, dovute a combustione di combustibili fossili a scopi energetici, quindi produzione di elettricità, trasporti, riscaldamento, cose di questo tipo. Ci sono anche altri fattori che contribuiscono senz'altro alle emissioni di anidride carbonica e gas climalteranti, ma sono minoritarie. Questo è un problema che quindi è diventato urgente e la decarbonizzazione dell'energia è diventato una priorità, come dicevo appunto, urgente. E non esiste una semplice soluzione, un problema molto complesso, per il quale non esiste un'unica semplice soluzione. Sicuramente, se vogliamo uscire dalle fonti di energia fossile, dobbiamo rivolgerci a quelle rinnovabili. Che cosa sono le energie rinnovabili? Sono quelle che utilizzano un flusso naturale di energia e quindi per loro natura non sono, non si esauriscono mai, o almeno non sulla scala dei tempi dell'umanità. Utilizzano quindi un flusso naturale di energia, tipicamente il sole, il vento, le maree, il calore geotermico, e sono fonti pulite di energia, caratterizzate però da una bassa densità di potenza. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in generale questi flussi non sono molto intensi. Quindi noi possiamo senz'altro utilizzare la luce del sole, la radiazione solare, per produrre energia, ma dovremo bisogno di grandi superfici. Per esempio, un chilometro quadrato, cioè 100 ettari di pannelli solari, con i pannelli solari attualmente disponibili, ci possono dare una potenza elettrica massima di circa 180 megawatt, che è abbastanza consistente. 5 chilometri quadrati ci darebbero l'equivalente della potenza di una centrale nucleare. Tuttavia, un conto è la potenza massima quando in una giornata estiva soleggiata, un conto è la potenza media. Naturalmente il sole non c'è di notte e ce n'è di meno d'inverno, quindi la potenza media su tutto l'anno in Italia si può calcolare attorno ai 28-30 megawatt, la potenza media, che è molto di meno, però è comunque una potenza molto interessante. Per questo il solare ha dei limiti, ma sicuramente anche delle grandissime potenzialità. Il problema principale con le fonti rinnovabili, o almeno con alcune di esse, è che sono soggette a fluttuazioni giornaliere, come sole di giorno e di notte, come dicevo prima, stagionali e stocastiche, quando arriva una nuvola. Questo in gergo diciamo che questo significa che sono fonti non programmabili o solo parzialmente programmabili. Questo è un settore che ha visto una evoluzione rapidissima, sia tecnologica che di mercato, nell'ultimo decennio. E per approfondire l'argomento abbiamo bisogno di ricordare che cos'è l'efficienza. L'efficienza è il rapporto fra energia utile e energia impiegata. Nel caso di una lampadina è molto facile, noi abbiamo bisogno di luce visibile, ma una lampadina o una candela non producono soltanto luce visibile, ma anche radiazione infrarossa e in generale si scaldano. Quindi una parte dell'energia utilizzata dalla candela o dalla lampadina va a finire in qualcos'altro, tipicamente radiazione infrarossa, scaldando l'ambiente. Questo è, nel caso della lampadina a incandescenza, significa che l'efficienza è soltanto del 2%. Nel caso della lampadina a LED, che è più
efficiente, arriviamo al 10-15%. Nel caso, se facciamo invece l'esempio di un pannello solare riceve una certa quantità di radiazione solare e la trasforma in energia elettrica. E questa trasformazione avviene con un'efficienza, questa efficienza fa il 15 e il 20% per i modelli commerciali attuali. I motori termici, quelli delle nostre automobili per intenderci, o di una centrale a carbone, termoelettrica a carbone, hanno un'efficienza abbastanza modesta, tra il 25 e il 40%, questo è dovuto al secondo principio della termodinamica. I motori elettrici invece hanno un'efficienza molto maggiore. Questo è un aspetto che ci dice subito che la mobilità elettrica è molto interessante perché, data una certa fonte di energia, il motore elettrico trasforma questo in energia meccanica con una grande efficienza. Le rinnovabili elettriche, se andiamo a vedere le fonti rinnovabili che producono energia elettrica, vediamo come queste nel mondo globalmente ammontino, sono dati del 2019, soltanto al 26%. Questa quota però è in lenta salita, in lenta crescita, ma forse il numero che è più interessante vedere è come ormai l'80% delle nuove installazioni di impianti per la produzione di energia elettrica riguardino proprio fonti rinnovabili. E questo è un dato in crescita, come vedete, ancora più forte. Vediamo la situazione nel nostro paese e in Germania, un paese vicino con caratteristiche diverse dal nostro, in parte. Allora, vediamo come in Italia la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sia ormai da diversi anni attorno al 35%. È normale che ci siano delle oscillazioni perché ci sono anni in cui piove di più, in altri in cui piove di meno. L'idroelettrico rimane una fonte molto importante in Italia. Il fotovoltaico dà stabilmente l'8% in Italia. In Germania vediamo come questa crescita non si sia arrestata negli ultimi anni, ma abbia continuato e ormai sono saldamente sopra il 40%. Che cosa ci dice questo? Senza entrare in dettaglio, ci dice che siamo ormai da tempo in entrambi i paesi in piena transizione energetica. Una domanda importantissima e che ci si pone spesso è: ma veramente quanto costano queste fonti rinnovabili? Allora, gli economisti hanno una metodologia che si chiama Levelized Cost of Energy, che gli permette di calcolare il costo dell'energia prodotta da un determinato impianto di un certo tipo, tenendo conto di tutte le componenti, quindi la costruzione, lo smaltimento dell'impianto e i costi di conduzione, per esempio se ci sono dei costi per i combustibili, e il costo di capitale, facendo alcune assunzioni naturalmente. Allora, qui vedete un grafico preparato dalla International Energy Agency, in cui sono confrontati diversi tipi di impianti per la produzione di energia elettrica, e da questi si vede che l'eolico e il fotovoltaico su scala industriale sono ormai pienamente competitivi con le fonti fossili. Ecco, fra le assunzioni che ci sono nascoste in questa tabella c'è un costo di $30 per tonnellata di CO2 emessa. Questa è una scelta che hanno fatto loro, quindi cercando di, considerando, penalizzando l'emissione di anidride carbonica. Qui c'è un'altra analisi invece da una banca d'affari americana, Lazard, la quale ha preparato questo grafico in cui vediamo l'eolico e l'evoluzione del levelized cost of energy dell'eolico e del fotovoltaico.
Anche in questo caso ci sono delle forchette che appunto riflettono la variabilità rispetto alla grandezza e alla posizione dell'impianto, ma vedete come con le stesse assunzioni il costo dell'energia sia eolica che solare è sceso in maniera drastica nell'ultimo decennio. E perché è sceso? È sceso sostanzialmente per due fattori: economie di scala e innovazioni tecnologiche. Dicevo prima che questo però si riferisce a impianti industriali, cioè impianti molto grandi. Impianti molto grandi, questi sono impianti competitivi rispetto a impianti industriali per la produzione di energia elettrica. Questo non vuol dire che gli impianti sul tetto sono inutili, assolutamente, sono più costosi naturalmente, cioè l'energia prodotta è più costosa, ma sono competitivi rispetto al prezzo dell'energia al consumatore. Qui vedete l'andamento dell'espansione, direi, del fotovoltaico nel mondo. Nel 2019, a fine 2019, c'erano 633 gigawatt installati di potenza fotovoltaica. Naturalmente questa è la potenza massima. La potenza media prodotta da questi impianti abbiamo visto che è parecchio minore, però notate la distribuzione geografica di questi impianti. Circa un terzo è in Cina e poi ci sono Giappone, Europa, America. Qui vedete invece l'andamento dell'efficienza delle celle al silicio che vengono utilizzate per costruire i pannelli fotovoltaici. E vedete come nell'ultimo decennio c'è stata una costante evoluzione, una costante crescita, e ormai ci sono i migliori moduli commerciali a un'efficienza vicina al 22%. Nello stesso, nell'altro grafico, invece, vedete qua, vedete come negli anni, nello scorso decennio, c'è stata anche un progressivo miglioramento delle tecniche costruttive che hanno richiesto sempre meno silicio, e quindi questo ha contribuito anche alla discesa dei prezzi dei moduli. Questa è un grafico di difficile lettura, preparato dal National Renewable Energy Laboratory americano, che confronta i rendimenti delle celle di laboratorio nella loro evoluzione temporale, quindi vedete dagli anni 70 a oggi, e colori differenti si riferiscono a tecnologie differenti. Per esempio il blu si riferisce a celle al silicio, appunto. Vedete che le celle al silicio sono migliorate inizialmente, ma poi ormai sono arrivate a un limite che è molto vicino al limite fisico dell'efficienza. Quindi non andranno mai oltre il 27-28% queste celle. Ci sono invece altre tecnologie promettenti. Ve ne segnalo una, non posso discutere tutte, quella delle perovskiti. Le perovskiti sono un minerale che è stato considerato per il fotovoltaico soltanto di recente, e vedete che di recente, negli ultimi anni, sono cresciute moltissimo queste efficienze delle celle di laboratorio, quindi la ricerca ha avuto un grande impulso, e si ritiene che siano dei materiali che hanno, queste perovskiti, che sono molto promettenti. L'applicazione forse più promettente, almeno nel breve periodo, è quella di un tandem con una cella al silicio. Cosa vuol dire tandem? Vuol dire sostanzialmente mettere una cella di perovskite sopra la normale cella al silicio come la conosciamo. In questo modo l'efficienza sale in maniera considerevole. Le migliori celle di laboratorio hanno ormai circa il 30%, ma il limite è ancora più alto, quindi si può ancora, c'è ancora spazio per crescere. E un'azienda inglese, Oxford Photovoltaics, dovrebbe mettere sul mercato nel 2022 moduli con efficienza del 26%, che sono
già il 30% circa più di quello che abbiamo attualmente. Quindi sarà molto interessante vedere che cosa succede nei prossimi anni in questo campo. Sul fotovoltaico i trend più recenti sono, faccio vedere soltanto due, sono molto interessanti. Uno è il fotovoltaico galleggiante. Immaginate un bacino idrico, se lo copriamo di pannelli fotovoltaici diminuiamo naturalmente l'evaporazione di questo, aiutiamo la conservazione dell'acqua e allo stesso tempo miglioriamo l'efficienza dei moduli fotovoltaici perché la loro temperatura è più bassa che in condizioni normali, per esempio su terra. Un altro trend interessante è quello dell'agrifotovoltaico, cioè agricoltura insieme al fotovoltaico. Questo è basato sul fatto che alcune culture possono beneficiare della parziale ombra dei pannelli fotovoltaici. E, tra l'altro, una tecnologia che si sta diffondendo molto è quella bifacciale, cioè in cui i moduli ricevono la luce sia davanti che da dietro, e questo incrementa un po' la loro efficienza. Passiamo all'eolico. Qui abbiamo una forte crescita anche in questo caso. Oggi l'eolico fornisce il 15% dell'elettricità in tutta l'Unione Europea e globalmente ci sono impianti hanno un'installazione paragonabile a quella del fotovoltaico, 650 gigawatt, dei quali più di un terzo in Cina. Qui i trend quali sono? I trend degli ultimi anni che hanno aumentato l'efficienza anche dell'eolico sono pale più grandi, con miglioramenti aerodinamici, ma pale più grandi per lavorare anche con venti deboli, torri più alte per intercettare i venti più forti presenti in quota. E poi, terzo aspetto fondamentale, il diffondersi dell'eolico offshore, cioè l'eolico in mare aperto. Oggi in Unione Europea ci sono 12 gigawatt già installati di eolico offshore, ma c'è un progetto della Commissione Europea che prevede di portarli a 60 gigawatt nel 2030 e addirittura 300 gigawatt nel 2050. Quindi un impegno fortissimo in questo campo. Perché? Perché in mare aperto c'è più vento e il vento è più costante e quindi naturalmente, anche se i costi sono ovviamente maggiori, è più difficile installare delle pale eoliche in mare aperto, c'è una convenienza. Infine c'è la biomassa, ci sono molti aspetti della biomassa che vanno dai residui vegetali, animali, ai rifiuti urbani, alla quota dell'umido, diciamo, dei rifiuti urbani. Ebbene, in tutti questi casi, che cosa ci possono dare queste biomasse? Ci possono dare biocombustibili, quindi legna, pellets per esempio, ma ci possono anche dare biogas e idrogeno sotto certe condizioni. Queste poi possono essere usate come combustibili e sono combustibili rinnovabili. Passiamo al nucleare. Il nucleare è una fonte con una grande storia. Attualmente ci sono circa 400-500 reattori nucleari in funzione in tutto il mondo. Ultimamente c'è stata una piccola crescita dovuta all'impegno della Cina in questo campo, e la Cina ha programmato comunque la costruzione di ulteriori. Cina e altri paesi in via di sviluppo, oddio, la Cina non è proprio un paese in via di sviluppo ormai, però diciamo altri paesi come l'India hanno programmato la costruzione di reattori nucleari. In Europa invece la costruzione di centrali nucleari è un po' ferma, ce ne sono alcune in costruzione,
ma generalmente la costruzione di una centrale di terza generazione, quindi una centrale con una sicurezza decisamente maggiore di quelle precedenti, richiede fra i 10 e i 15 anni e dei costi veramente molto, molto consistenti. Nel frattempo, molti vecchi impianti chiudono. Allora, questo vuol dire che il nucleare giocherà sicuramente una parte nella transizione energetica. Non è una fonte rinnovabile, ma è una fonte relativamente pulita dal punto di vista delle emissioni, nel senso che non ci sono emissioni di gas durante il funzionamento, eventualmente nella costruzione. Tuttavia è difficile che giochi un ruolo molto grande in questa transizione energetica, proprio perché il clima politico ed economico, almeno nell'Occidente, non sembra favorevole. Per quanto riguarda la fusione nucleare sarebbe molto interessante, sarebbe molto bello poterla utilizzare, ma non siamo ancora a questo stadio. E non lo saremo probabilmente per alcuni decenni. Quindi anche questo sembra che non possa giocare un ruolo importante nella transizione energetica, almeno nel breve termine. Vi ho parlato di fonti rinnovabili elettriche, ma naturalmente non c'è soltanto l'elettricità. In Italia, per esempio, i consumi termici rappresentano circa il 40% dei consumi energetici totali e soltanto una piccola parte è coperta da fonti rinnovabili. Allora, ci sono diverse possibilità. Intanto si può recuperare calore dal sole con pannelli come quello che vedete in figura. Questo è purtroppo poco diffuso in Italia come per scaldare l'acqua sanitaria. Tuttavia, questi sicuramente possono anche aiutare il riscaldamento e c'è quindi grande spazio di miglioramento sotto questo aspetto, come c'è uno spazio molto grande di miglioramento sull'efficienza degli edifici, quindi coibentazione, infissi e via dicendo. In generale, il miglioramento dell'efficienza energetica ha un ruolo centrale per accelerare la transizione ed è spesso un investimento molto conveniente. In questo senso bisogna insomma, notare che l'enfasi si sposta sempre di più su efficienza dei sistemi, quindi un condominio invece che un singolo appartamento, un quartiere invece che una singola casa, una città. In questo senso, va intesa sempre più l'efficienza energetica. In ogni caso, bisognerà poi prima o poi fare i conti, cioè bisogna già adesso fare i conti con la intermittenza, la variabilità delle principali rinnovabili, cioè sole e vento. Come si può risolvere questo problema? In diversi modi. Il primo e una sovracapacità degli impianti di produzione elettrica. Bisogna averne di più di quelli che sarebbero necessari se tutti producessero alla massima capacità. Diversificare, naturalmente, avere una rete intelligente e sempre più ampia, quindi connessioni con bassa dispersione fra il nord e il sud dell'Europa, il sud molto ricco di sole e il nord molto ricco di vento, magari allargando questa rete anche al Nord Africa. Spostare i consumi temporalmente, spostarli quando c'è più produzione di energia elettrica, quindi per esempio, spostarli verso il centro della giornata, quando il fotovoltaico è più abbondante. Ma inevitabilmente ci sarà bisogno sempre di più di stoccare, di immagazzinare l'energia elettrica e anche il calore. E questo su grande scala,
sia di corta e di lunga durata. Le possibilità sono molte, le batterie che stanno migliorando moltissimo, e poi varie altre possibilità, tra le quali per lo stoccaggio di lunga durata, il power to gas sembra particolarmente interessante. Che cos'è? Si tratta di usare l'elettricità per fare elettrolisi dell'acqua e quindi producendo idrogeno e ossigeno. L'idrogeno a sua volta può essere, in piccola percentuale, immesso nella rete del gas, oppure stoccato per poi essere utilizzato in veicoli elettrici o navi o treni che viaggiano, che lo utilizzano dentro delle celle a combustibile. Oppure lo stesso idrogeno può essere utilizzato attraverso un processo che si chiama metanazione per produrre metano, il quale metano poi viene utilizzato come lo utilizziamo già oggi, oppure anche dentro delle celle a combustibile. L'idrogeno in particolare diventa a questo punto un vettore energetico molto interessante e molto flessibile, che può essere utilizzato appunto per immagazzinare l'energia elettrica, per esempio in eccesso dalle fonti rinnovabili. Quindi si tratta ovviamente di produrre idrogeno verde, cioè idrogeno da fonti rinnovabili, quando ci sia un surplus, immagazzinarlo anche per un lungo periodo. La mobilità elettrica, infine, è un pilastro della transizione energetica. Come accennavo prima, i motori elettrici sono molto più efficienti di quelli a combustione. E le batterie stanno migliorando moltissimo. Qui vedete l'evoluzione temporale nell'ultimo decennio assomiglia molto a quella dei pannelli fotovoltaici. Il costo è sceso molto, ma non soltanto il costo, ma anche la capacità di queste, a parità di peso, di queste batterie. Sì, gli esperti ritengono che siamo molto vicini al punto, un paio d'anni, il punto in cui le agevolazioni fiscali non saranno più necessarie, e quindi si prevedono per il 2030 fino a 4 milioni di autovetture elettriche in Italia. Vedremo. Quello che però deve essere chiaro è che la tecnologia non basta, cioè la transizione energetica non ci darà semplicemente, sostituirà le fonti fossili con delle fonti rinnovabili. Non funzionerà così. E come dice lo stesso IPCC, cioè il comitato di esperti sui cambiamenti climatici, bisogna aspettarsi dei cambiamenti senza precedenti in tutti gli aspetti della società. Questo perché la transizione energetica non è semplicemente una sostituzione di fonti energetiche, come dicevo prima, ma un cambio di paradigma. La priorità passerà dalla disponibilità al consumo, che è quella che noi abbiamo adesso, che è facilitata dalla disponibilità di fonti fossili, all'uso ottimizzato delle risorse disponibili, ovviamente in armonia con l'ambiente. E questo verrà realizzato, se verrà realizzato, come speriamo, attraverso investimenti massicci in energia rinnovabile, ristrutturazione degli edifici, trasporti, interventi sui trasporti e sulle infrastrutture, perché naturalmente i veicoli elettrici non vengono così, hanno bisogno di infrastrutture tutte da costruire, anche di normativa e di accettazione sociale, quindi un lavoro molto complesso. In altre parole, la transizione energetica non è soltanto una questione tecnologica, è una sfida che coinvolge tutte le componenti della società e dell'economia ed è destinata a cambiare abbastanza in profondità l'economia come la conosciamo noi. Alcuni dicono addirittura il capitalismo è incompatibile con questi cambiamenti o comunque verrà cambiato in maniera molto profonda. Eccomi alle mie conclusioni. Come avete visto, siamo all'inizio soltanto di un lungo cammino. Le tecnologie però esistono, almeno in gran parte esistono per la transizione energetica.
molto spesso sono già economicamente convenienti, soprattutto quando vengono paragonate con il costo di non far nulla. L'obiettivo prioritario quindi deve essere usare l'energia in modo efficiente. L'efficienza diventa il paradigma, la cosa più importante. Per far questo bisogna, ecco, aiuterebbero sobrietà e condivisione. Sobrietà vuol dire semplicemente cercare di essere consapevoli dell'energia che uno usa e spreca molto spesso. E aiuterà anche un senso di comunità, perché queste sono soluzioni che devono essere, che riguardano un sistema, una comunità, un quartiere, un condominio, una città. È una sfida formidabile quella che ci attende, ma va affrontata con lo spirito giusto, quindi con l'ottimismo della volontà. Sarò molto felice di ricevere i vostri commenti e le domande al mio indirizzo email. Arrivederci.